sommo Critox Staglife, per favore, farmi resuscitare. Ti scongiuro, questo creeper non doveva esserci, per favore, farci resuscitare. Certo, Critox. Ora userai il sommo potere per resuscitarti. Te lo meriti. Per il potere che mi hai concesso. Resuscita, Critox! Ciao a tutti ragazzi, eccoci nel video, sono Credox ed eccoci un nuovissimo video sull'hardcore. Aspettate, fermi tutti, fermi pure, staccate tutto, fermiamo tutto. Volevo dirvi una piccola cosa, scusatemi se non sono usciti video in questi giorni, sono stato senza internet perché io internet a casa non ce l'ho più e a breve dovrei rimetterlo, quindi avrei più possibilità di caricare video più frequentemente perché per il momento ho solo internet al mio telefono, quindi cioè, tipo, dipendo da questo. Comunque, tralasciando ciò, per farmi perdonare, oggi uscirà un video e domani uscirà un altro video che sarà la seconda parte di questo video, quindi vi lascio il video. Allora ragazzi, lo so, c'è qualcosa che non va, infatti vedete fin troppi miglioramenti, e questo per... Allora vi spiego subito. Praticamente io avevo registrato già un video sull'hardcore, solo che poi per motivi vari è venuto un po' brutto perché si era staccata la registrazione, quindi per metà video tipo non ho registrato, poi la fotocamera è caduta, cioè un casino, quindi il video è venuto una cacata, detta proprio, cioè molto brutto. Quindi cosa ho deciso di fare? Casomai metterò qualche clip giusto per far vedere cosa ho fatto in questo diciamo episodio, che non uscirà mai perché l'ho appena detto. Comunque, allora adesso qua velocemente continuo la mia costruzione, facciamo qua velocemente così possiamo trasferirci nella nuova casa, tipo fare gli angoli così, poi fare tipo così, tipo che va a circondare. Sì, ci può stare. E quindi per oggi ho un altro progetto, che sarà, andiamo fuori, quello, ovviamente non c'è scritto materiale per il video di oggi, di espandere il nostro impero. Infatti come potete vedere là ci sono già un po' di alberi, qua ho sparso un po' di torce, un po' di alberelli, e qua la casa già ha cominciato a prendere forma. Quindi cosa facciamo oggi? Ovviamente come abbiamo visto sempre nella nostra bellissima chest, abbiamo dei materiali, ad esempio il vetro, e questi qua ve li prendiamo tutti. Ovviamente poi ho organizzato anche qua le chest, che ho fatto cibo e altro, le fornaci, l'altra chest, poi ho messo un po' di carta in tempo, ho un po' comunque giusto per... avendo una sempre a portata di modo, perché fa sempre comodo. Comunque, però un'asce che mi sta per lasciare, visto che l'ho usata tantissimo. Infatti, come potete vedere, manca un bel po' di alberi. Là stanno scomparendo stanno scomparendo le foglie degli alberi perché ne ho battuti un sacco. Infatti, questi 46 derivano da là. Allora, cosa faremo oggi? Sono caduto, sì. Comunque, allora prendiamo questo legno. Cosa faremo oggi? L'ho detto 30 volte, però non lo dico cosa faremo oggi. Allora, faremo oggi, aumenteremo. Basta, l'ho detto, espanderemo il nostro impero. Allora, quindi io direi di aumentare qua il livello delle nostre mura, chiamiamole così, di un altro livello. E poi fare una cosa bella, che è tutta a giro farla di vetro. Non lo so, mi è venuta sta idea, non lo so se viene buono, brutto, non lo so, comunque vediamo come viene. E adesso per questo c'è un sacco di vetro, fare tutta questa facciata tutta in vetro, che secondo me viene un effetto figo. Così aspetta, però voglio che sia, come dire, simmetrico. Dovrebbe essere simmetrico ora. Sì, è simmetrico. Quindi adesso abbiamo tutta questa parte in vetro e facciamo tutto un giro, tutto di vetro. Ovviamente lo scogliamo sempre in mano perché ci vogliamo proteggere bene, vero? Dopo l'ultima volta, che grazie ovviamente al Critox Tag Life, che ringrazio infinitamente, mi ha dato questa opportunità di riscattarmi, che mi ha appunto resuscitato. Quindi
grazie Creedox Tag Life. Ovviamente scrivete qui sotto nei commenti, grazie, hashtag grazie Creedox Tag Life. Allora, abbiamo messo tutto il vetro, perfetto direi, cioè quasi a pennello. E adesso io direi di fare delle piccole, come dire, finestrelle, perché ora dopo tutto questo stato in vetro, allora, ovviamente ne farò un altro, come non mi bastano, io direi di fare una cosa, calmiamoci. Allora, facciamo il piano superiore. Però non lo so se viene bello. Voglio dire una cosa: se metto tutto questo legno, cioè poi praticamente ammazzo l'effetto quello del vetro, o no? Non saprei. Anzi, possiamo fare una cosa: facciamo un po' legno e un po' vetro. Cioè, no, aspetta, no, se no non rende bene. Allora, ovviamente non c'ho vetro io, te pareva. Allora, praticamente cosa voglio fare? Voglio facciamo il legno più scuro all'inizio, quindi mentre non c'ho l'accetta, però mi serve l'accetta di ferro per forza. Ok, ce l'ho il ferro. Allora, levo tutto questo legno e io direi di fare a giro, oppure fare la fantasia di sotto, che è questa che mi piace un sacco. Però a posto, diciamo, del piccolo tempio, come abbiamo chiamato, metto tutto vetro. Però anzi no, possiamo fare un'altra cosa. Allora, ricopiamo l'intera struttura, però al posto dell'acqua gliela mettiamo lo stesso l'acqua, e poi con il vetro sotto fa un effetto fighissimo secondo me, quindi vediamo come viene. Allora, siccome non ho fatto l'outro, perché questo in realtà è tutto un unico video che poi dovrò dividere a metà perché dura troppo, faccio l'outro ora. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa prima parte vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, oppure se vi piace lasciate un like, un commento, questo c'è un prossimo video. E ciao a tutti, mi raccomando, domani prossima parte.